Noi, grazie alla collaborazione che ho ARPA, negli ultimi 2 anni abbiamo continuato dei rilievi geofisici nelle Alpi Marittime e nelle Alpi Cozie, e grazie anche alla collaborazione con il mio collega che da anni mi segue in queste iniziative. Di che tipo di indagini geofisiche parleremo? Di indagini Ground Penetrating Radar, GPR, e di indagini tomografiche elettriche, geoelettriche e RT. E poi vi faremo vedere, e passerò la parola al mio collega, un primo tentativo. Io ho cercato nella bibliografia, e sono veramente pochi, di applicare anche un'indagine di sismica passiva proprio sul Rock Glacier, che ha la sigla di HVSR. Poi il mio collega vi spiegherà di cosa si tratta. Quindi vi farò vedere. Come diceva Luca, parlo dei dati, diciamo, delle informazioni pregresse. Parleremo delle indagini fatte su 2 Rock Glacier che abbiamo scelto: Rock Glacier Velenduk nelle Alpi Marittime e Rock Glacier Granero vicino al Monte Granero nelle Alpi Cozie. Faremo un passo indietro, parleremo un attimo di come si possono associare in maniera un pochino più stringente i valori di resistività elettrica con i dati di sottosuperficie che noi abbiamo fatto nel passato in altri siti, per arrivare poi ad un'interpretazione dei dati un pochino più robusta, un pochino più diciamo sostenibile. Poi alla fine vi faremo vedere i risultati preliminari di questa indagine di sismica passiva e poi io tirerò delle conclusioni molto semplici di quali sono state poi le riflessioni finali sulla nostra attività e quali soprattutto potrebbero essere gli sviluppi in futuro. Ha detto Luca Paro, è vero, l'Università di Pisa è da un po' di anni che bazzica le Alpi Marittime, non quelle Cozie. Non mi vergogno a dire l'anno della mia tesi di laurea, quindi non lo cito. Diciamo, prima indagine geofisica fatta nelle Alpi Marittime, nel settore marittimo italiano, intendo, nel settore dell'Argentera, è di una data purtroppo tristemente nota, che è l'11 settembre 2001. E fu fatta assieme all'amico Denis Fabre dell'Università di Grenoble, allora adesso dell'Università di Parigi, e cominciamo a fare delle indagini geoelettriche in diversi siti. Lui aveva già cominciato precedentemente e alla giornata, al 2000-2006, questa era un po' la situazione. Da lontano magari non lo vedete, ci sono tanti puntini dove erano state fatte su Rock Glacier delle indagini geofisiche con un metodo che era il metodo, diciamo, degli anni 90, quello dei sondaggi elettrici verticali. Quindi, per chi non è, diciamo, familiare con queste tecniche, con solo 4 elettrodi, quindi poi si aveva un'idea non di una distribuzione tomografica della resistività nel sottosuolo, ma comunque un'idea della resistività, e veniva associata alla potenziale presenza di ghiaccio interno. Nei vari settori, dicevo, soprattutto nella Dubai e Queyras, anche nel settore del Monviso, e nella parte più a nord delle Alpi sud-occidentali, nel settore del Lautaret, vicino a Briançon. Queste indagini poi sono state fatte nel 2006, no? In parte pubblicate, in parte sono rimaste come presentazioni a congressi. Poi, diciamo, sono andati avanti e diciamo, negli anni 2007-2010 sono state aggiunte delle ulteriori indagini. In altri settori abbiamo ripetuto le indagini nel settore dell'Orishar, vicino al colle del Lautaret, nella valle dell'Ubaye, vicino al ghiacciaio del Marinée, nelle Alpi Marittime, nel vallone del Piz, nel rovescio Schiantalo, Schiantalà, pronuncia diversa, e anche nell'area del ghiacciaio della Maledia, del Clapier, nelle Alpi Marittime. Questa volta però abbiamo usato la tecnica moderna della tomografia geoelettrica, multielettrico, grazie appunto alla collaborazione di Simone Sartini. La collaborazione con ARPA ci ha offerto la possibilità, no, di continuare in questa direzione, perché voi tutti lavorate in montagna, quindi
sapete che non è facile muoversi, trasportare il materiale, quindi con i nostri mezzi fisici oltre un certo limite non avremmo potuto andare. ARPA ci ha fornito la possibilità di studiare ulteriori due reclamation nell'ipotesi di continuare a fare. Il primo che abbiamo scelto è il reclamation del Book nelle Alpi Marittime. L'abbiamo scelto perché sostanzialmente a nostro avviso ci sembrava un roglace potenzialmente attivo e diciamo osservando le immagini aeree era un roglace che poteva essere quello più meridionale attivo nell'arco alpino. Poi abbiamo scelto il roglace Granero nell'area del Monviso, si trova nelle Alpi Piemontesi centrali, e l'ipotesi di continuare per sceglierne qualcuno a nord e avere poi un transetto latitudinale per poter confrontare questi dati. Siamo, come sapete, a una latitudine di 44 gradi 07 primi, che è praticamente la latitudine di Pisa, ma non è per questo che l'abbiamo scelto. È per quello che siete voi qui in quest'area. È comunque la parte di Alpi più vicina a Pisa. E è un roglace che ha una quota della fronte abbastanza bassa, per i numeri che abbiamo sentiti prima, intorno a 2300-350 metri, e su questo roglace abbiamo realizzato un'indagine elettrica in giallo, vedete, e un'indagine radar realizzando un profilo longitudinale abbastanza lungo, più di 500 metri, quattro profili trasversali di qualche centinaio di metro. L'abbiamo fatto con queste caratteristiche strumentali, un'antenna non schermata a bassa frequenza che comporta dei problemi, ma era diciamo il compromesso migliore per essere sufficientemente penetrativi, e con un metodo di acquisizione continuo, facendo misure, inviando cioè impulsi elettromagnetici ogni 10 cm di avanzamento lineare e poi ricampionando il segnale di ritorno analogico prendendo 1025 campioni per ogni scansione e digitalizzando il segnale e poi diciamo archiviandolo sul computer. Questo l'abbiamo fatto quando sulla superficie era ancora presente neve, alla fine mi pare di maggio, sì, metà maggio. 23 maggio. E perché voi sapete, insomma, muoversi con questa attrezzatura su un roglace sarebbe stato piuttosto complesso. In realtà nel passato ci avevamo provato d'estate. Abbiamo visto che era anche piuttosto pericoloso, ecco, muoversi, perché le operatori diciamo non possono sostenersi con le mani, quindi devono poter camminare liberamente, non è facile. Poi precedentemente, agosto 2016, avevamo realizzato un'indagine elettrica multielettrodo tomografica, e queste sono le caratteristiche strumentali: un georesistivimetro della Iris, la società francese, Syscal Pro, dotato di cavi multipolari 48 elettrici, elettrodi spaziati ogni 3 metri e con degli array, sono parole che magari a qualcuno interessano poco, di questo tipo, di polo di polo e polo di polo, che anche qui erano quei compromessi che si ritenevano adeguati per mantenere una buona risoluzione e avere una profondità di indagine abbastanza, una profondità di indagine adeguata. Dunque, questo sarebbe il risultato dell'indagine, faccio vedere solo il profilo longitudinale, per ragioni anche di tempo, dell'indagine georadar. Il profilo è molto lungo, quindi da lontano, anche da vicino, non si vedrebbe nulla, e quindi abbiamo fatto degli ingrandimenti per capire che cosa ci si vede dentro, no? Questi palloni che vedete qua, in alcuni punti, no, che abbiamo ritenuto essere abbastanza significativi. E quello che si vede, no, ci sono degli eventi riflessi, le onde elettromagnetiche penetrano nella sottosuperficie, quando incontrano degli orizzonti con caratteristiche elettriche e magnetiche diverse, in parte vengono riflesse e catturate, no, dall'antenna di ricezione. Questo si chiama evento riflesso. La successione di eventi riflessi nello spazio genera quello che si chiama un riflettore. Da lontano non vedete, però insomma abbiamo individuato un riflettore mediamente continuo su quasi tutto il profilo longitudinale del roglace, a profondità che non è costante, nel senso che nella parte superiore è circa 8 metri, qui è circa
4 metri, qui a circa, questo è un errore, sono di più, sono 6 metri, qui può essere 2 metri, e in effetti chi c'è stato si ricorda che sulla superficie in alcuni punti affiorava anche ghiaccio fra le pietre, quindi diciamo può anche darsi che questi orizzonti permanentemente congelati, o comunque questi lenti di ghiaccio nella sottosuperficie siano prossime alla superficie. Naturalmente quello che c'è da dire, qui c'è la sequenza di lavorazione, poi se volete ne parliamo, che è abbastanza classica. Naturalmente in questa posizione, teniamolo a mente, è stato attivo per 9 anni, 8-9 anni, un data log che misura la superficie, la temperatura in 4 punti di profondità, non mi ricordo la profondità, ma fino a 90 cm di profondità, e poi è stato riattivato un nuovo data logger da ARPA, che è ora il secondo anno che sta, esatto, che sta misurando. Naturalmente, vi dicevo, questo è un riflettore, noi possiamo ragionare sull'intensità della riflessione, un riflettore magari importante, facendo attenzione a che tipo di elaborazione dati abbiamo fatto. Possiamo fare anche delle riflessioni sulla fase della riflessione, se è un picco negativo e positivo, però poi alla fine non è che ci viene data esattamente una grandezza fisica, no, di questa, diciamo, su questa interfaccia che noi troviamo a profondità variabile. Quello che osserviamo è la sua geometria, e che poi ci sono anche degli eventi, diciamo, al di sotto e al di sopra di questo riflettore, con geometrie, con inclinazioni variabili, geometrie anche che si incrociano, quindi insomma una stratificazione possibile interna al di sotto di questo orizzonte. Bene, poi abbiamo detto che abbiamo fatto anche l'indagine elettrica. Si sovrappongono le due indagini per una certa distanza, non per tutta. L'indagine elettrica è molto più faticosa, chi l'ha fatto lo sa, è molto più dispendiosa in termini di tempo. Questi sono i risultati dell'inversione simultanea dei due array, e i valori di resistività che noi abbiamo ottenuti sono quelli che sostanzialmente ci aspettavamo, sono medio alti e estremamente alti. Abbiamo una parte inferiore con valori intorno a 5.000, 7.000, anche meno, ohm per metro. Abbiamo una parte centrale, almeno nella parte superiore del profilo, una parte centrale di valori medio-alti intorno a 50, 100, 150.000, 200.000 ohm per metro, una parte superficiale intorno a 20, 30.000 ohm per metro. Nella parte inferiore della tomografia la situazione è un po' più complicata. Non abbiamo questa separazione abbastanza, diciamo, omogenea, abbiamo però due aree di valori di resistività, diciamo, estremamente alta, dell'ordine dei mega ohm per metro, dei milioni di ohm per metro. Ora, il problema qui è l'interpretazione, nel senso che siccome non escono con l'etichetta io sono ghiaccio, io sono permafrost, bisogna cercare di associarli in qualche modo, no? Delle interpretazioni. Per fare questo, già nel passato noi abbiamo cercato di appoggiarsi a, diciamo, dall'esistenza di dati di sottosuolo laddove erano state fatte delle indagini geoelettriche, quella che noi magari impropriamente chiamiamo la calibrazione. Dove l'abbiamo fatto? Beh, intanto me lo sposto dirvi questo, che già negli anni 90 venivano proposte, no, delle associazioni fra resistività e materiali in ambito freddo di permafrost. No? Vedete, il permafrost dello Glacier ha questa distribuzione dei valori di resistività. Materiali permanentemente congelati, magari non è proprio il permafrost dello Glacier, ma comunque materiali congelati hanno distribuzioni di resistività un pochino più basse, comunque con dei margini di sovrapposizione. I valori più elevati erano quelli del ghiaccio, quello che chiamano sedimentario, cioè il ghiaccio dei ghiacciai diciamo alpini. Poi ci sono anche i valori dei ghiacciai delle calotte. Naturalmente queste sono misure effettivamente fatte piantando gli elettrodi sul ghiacciaio,
Questi sono misure estrapolate. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati negli anni del 2010 in cooperazione con l'Università dell'Insubria, siamo andati con Mauro Guglielmin, siamo andati presso Livigno Bormio, e abbiamo fatto delle indagini geoelettriche su Roglesce dove erano disponibili i dati di canotaggio. Quindi noi abbiamo più steso i nostri elettroni passando sopra, o grosso modo sopra, alla posizione del canotaggio. Quindi noi avevamo da una parte i risultati elettrici e dall'altra parte la situazione di sottosuolo, che cosa c'è sotto. Vedete intanto che i valori di resistività sono quelli, qui sono kilo ohm per metro, 1000 kilo ohm per metro, sono nell'ordine di milioni di ohm per metro, i valori superficiali 10.000 ohm per metro, qui affiora il substrato, proprio affiora mentre ci si cammina sopra, e infatti ha valori intorno ai 10.000 ohm per metro. E qui di nuovo milioni di ohm per metro. I canotaggi hanno restituito una criostatigrafia, una stratigrafia in cui è presente ghiaccio, e a questa criostatigrafia noi abbiamo associato i valori di resistività. Quindi in qualche maniera l'abbiamo calibrati grossolanamente, diciamo così, e abbiamo poi capito quali potessero essere i valori che si possono associare a detrito non congelato, substrato roccioso, permafrost mediamente o ricco in ghiaccio, o ghiaccio di natura sedimentaria, cioè lenti di ghiaccio massivo o stratificato, ma comunque di origine glaciale, ghiaccio che è effettivamente è stato estratto dalle carote, studiato poi dal punto di vista anche chimico, insomma è abbastanza dettagliata la questione. Questo è un punto nelle Alpi centrali. Poi, siccome eravamo affezionati alle Alpi occidentali, abbiamo fatto la stessa cosa nelle Alpi marittime, no? Nelle Alpi marittime, nel vallone del Piz, nell'alto vallone del Piz, abbiamo il Roglesce di Schiantala, nella parte apicale della valle, dove inizia questo Roglesce, affiora quello che probabilmente è quello che resta del ghiacciaio di Schiantala, descritto, diciamo, anche abbastanza bene all'inizio del Novecento. Abbiamo prelevato dei campioni di ghiaccio qui e con la collaborazione appunto del laboratorio freddo Mauro Guglielmin abbiamo fatto la petrografia dei cristalli di ghiaccio e abbiamo osservato, no, la forma dei cristalli, che è ben sviluppata con margini molto netti. In petrografia, se non mi ricordo male, si direbbe cristalli oloedrici, cioè euedrali, no? Quelli regolari come quelli dei graniti, diciamo, per dire. E soprattutto che gli assi di questi cristalli, la direzione degli assi di questi cristalli, non aveva delle direzioni preferenziali, ma sono i poli degli assi, si distribuiscono un po' in tutte le direzioni. Questo significa che è un ghiaccio di natura sedimentaria, perché se fosse un ghiaccio tipo permafrost sarebbe deformato dal movimento e, come nelle rocce metamorfiche, i cristalli si orienterebbero secondo la direzione del movimento, perpendicolare agli assi di deformazione, eccetera eccetera. Quindi noi avevamo una ragionevole, diciamo, certezza che quello fosse un ghiaccio di natura sedimentaria. Questa è la traccia della linea elettrica che passa qui, poi continua verso il basso, e questo è il risultato: ghiaccio di natura sedimentaria 5.000 kilo ohm per metro, quindi mega ohm per metro, milioni ohm per metro, strato superiore attivo. Poi verso il basso questo ghiaccio sedimentario, questa è la continuazione di questa, termina abbastanza nettamente e lascia spazio al permafrost mediamente ricco in ghiaccio. E qui, diciamo, inizia il vero Roglesce. Sulla scorta, allora, di queste, diciamo, osservazioni, torniamo indietro, torniamo al Roglesce del Vere Book e proviamo a mettere delle ipotesi interpretative, con il solito schema degli ingrandimenti. Nella parte alta, vedete, in questi due riquadri che corrispondono a questi due ingrandimenti, noi abbiamo 700, 1000, probabilmente, quasi sicuramente, è materiale non congelato o substrato litoide. Un orizzonte, questo verde, 80.000, questo qui non ci leggo bene, se 500.000, quindi alla fine abbiamo un permafrost ricco o molto ricco in ghiaccio. Nella parte centrale, che è un po' confusa, comunque abbiamo valori
di 166.000, insomma anche qui permafrost ricco in ghiaccio, con dei valori, vedete queste aree blu magari decongelate. Tenete presente che questa parte centrale è anche la tessitura superficiale dei blocchi, è molto variabile, con blocchi di grandi dimensioni, blocchi piccoli e grandi vuoti che poi generano dei valori alti di resistività. C'è una macroporosità che quindi alla fine può causare degli spot di alta resistività anche in superficie. E poi queste due isole verso il basso, con l'ordine di grandezza dei mega ohm per metro, che noi possiamo interpretare come resti di ghiaccio di natura sedimentaria, comunque puro, se vogliamo dirlo in maniera, diciamo, magari non corretta. Poi tralascio la parte spiegare come mai ghiaccio di natura sedimentaria possa essere trovato dentro la Rogue Glacier, quello è un'altra storia. Bene, quindi, se tutto questo è vero, il top, quello del riflettore che abbiamo visto prima nell'immagine del GPR, potrebbe essere il tetto di questo permafrost, no? Che si vede in questa immagine. Bene, sono scordato di dirvi una cosa qui, torniamo un attimo indietro, il riflettore è questo. Qui abbiamo messo, vedete, 2012-2005, mamma mia. Ah. Si diverte. Sì, sì. Le profondità è una cosa molto delicata nel geolade, perché noi bisogna attribuire una velocità alla propagazione delle onde elettromagnetiche. Se mettiamo 10 cm al nanosecondo, la velocità è questa, però bisognerebbe fare un'indagine di velocità molto più accurata, perché i materiali sono diversi, questo è neve, questo è materiale decongelato, questo è permafrost, quindi la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche non può essere uguale. Comunque, Rogue Glacier Granero, qui posso andare veloce, vicino a Monviglio, indagine elettrica, vedete, nella parte inferiore, e in più, non abbiamo fatto il Giorada, in più il tentativo di indagine HVSR, agosto 2017, mi sono sbagliato. Ah, è vero. Con questo tromografo, Tromino, vi parlerà poi dopo Simone. Ottobre, se sì. Ho fatto è un altro giorno. Ottobre 17. E vabbè, e qui passiamo direttamente all'interpretazione del Granero, e siamo lì. Strato attivo decongelato, è tutto molto più regolare, in questo, perché la superficie aveva una tessitura un pochino più omogenea, e sotto allo strato, diciamo così, attivo, abbiamo valori di resistività compatibili con un permafrost ricco in ghiaccio o al limite anche lenti di ghiaccio sedimentario. Siamo nell'ordine dei 0,5 mega ohm per metro, 500.000, 600.000 ohm per metro. A questo punto lascio due parole a Simone, e poi io vi dico due cose in fondo, poi abbiamo finito. Buongiorno. Allora, come ha accennato Adriano, abbiamo fatto questo tentativo. Il primo, quindi è una cosa che dobbiamo ancora approfondire. Abbiamo fatto una misura che si chiama HVSR, è una misura, si dice, di sismica passiva, che si basa sulla misurazione del rumore sismico, un microtremore, che potremmo definire tipo un rumore di fondo generato sia da attività antropiche che da fonti naturali, che è misurabile alla superficie terrestre. Appunto, impiega il rapporto fra le componenti verticali e orizzontali dello spettro HV, il quale, in corrispondenza di contrasti di impedenza sismica, ovvero al passaggio fra un orizzonte con velocità sismica più bassa ad uno con velocità sismica più alta, e la funzione H su V presenta dei massimi che corrispondono alla frequenza di risonanza. La frequenza di risonanza è legata alla velocità delle onde S dello strato che sta al tetto, diciamo quello più lento, e al suo spessore attraverso questa formula. Questa è la misura che è stata fatta, proprio questo è l'output della lavorazione. Vedete un picco del rapporto H su V alla frequenza di circa 13 Hz. Queste sono appunto sempre sempre output dell'elaborazione. Questi sono due grafici che ci servono per stimare la qualità della misura.
ci saremmo aspettati, come infatti poi è stato, che la misura fosse di buona qualità, poiché quando lavoriamo in ambiente urbano spesso non misuriamo un microtremore, quindi questo rumore di fondo, ma spesso abbiamo a che fare con del rumore antropico vero e proprio, che ha la caratteristica di essere direzionale e spesso intermittente. Un rumore microtremore, nel vero senso della parola, è un rumore che non è direzionale, vedete qui è sviluppato tutto l'azimut a 180 gradi, e è continuo nel tempo. Quindi nel tempo di misurazione della misura, 20 minuti, non ha mai avuto interruzioni. Quindi questo ci dice che la misura è di buona qualità. Se vi ricordate quella appunto che diceva prima Adriano sulla stima dello spessore dell'orizzonte attivo, questa è la tomografia elettrica che abbiamo visto prima. Dalla tomografia elettrica possiamo stimare che l'orizzonte attivo abbia, nel punto in cui è stata fatta la misura a COSR, uno spessore di circa 8 metri, 9 metri. Applicando la formula che vedevamo prima, ovvero che la frequenza di risonanza uguale alla velocità delle onde S fratto 4 volte H, mettendo come spessore H questi 9 metri, quindi 4H diventa 36 metri, otteniamo una VS di 470 metri al secondo, che è un valore plausibile, già diciamo per esperienza per questo tipo di depositi, ma è diciamo, nell'ordine di grandezza di misure di VS che troviamo anche in altri lavori pubblicati. Vi ha richiamato un lavoro dove si parla di 200 metri al secondo, quindi insomma, alla fine l'ordine di grandezza è quello. Lo scopo, potete capire, di questa indagine è quello di poter, avendo a disposizione un dato lineare stesso magari a tutto l'orclaser, molto a valle, come in questo caso la tomografia elettrica, eseguendo misure HVSR, che sono misure relativamente assai meno impegnative di una misura sismica, una misura elettrica, e arrivare a avere una VS media su tutto l'asse del road laser con la quale fare misure su tutto il corpo del road laser e ottenere una stima dello spessore dell'orizzonte attivo, e quindi rendendo appunto più speditiva la stima dell'orizzonte attivo rispetto a non fare magari N di queste tomografie elettriche che insomma richiedono specialmente un ambiente ostico come road laser parecchie ore di lavoro. Quindi quello a cui vorremmo arrivare è questo, siamo appunto alla prima esperienza, la cosa incoraggiante sia come qualità della misura sia come poi correlabilità con le altre informazioni. Ora le do la parola a Leandro. Dunque, allora siamo arrivati alla conclusione, pochissime cose. Le indagini hanno confermato quello che ci aspettavamo, nei due road glacier abbiamo permafrost, ricco in ghiaccio, potenzialmente anche delle lenti di ghiaccio di origine sedimentaria. Vail Book ci dice che nelle Alpi Marittime siamo vicini al margine meridionale dell'esistenza del permafrost, quindi è un sito molto interessante dal punto di vista ambientale e climatico. Fra i metodi impiegati, l'indagine elettrica è sicuramente, si conferma, che si sapeva già, il metodo più efficace. Il georadar è molto utile, può rilevare delle stratificazioni interne, cioè permafrost, determinare lo spessore dello strato attivo, però diciamo i dati che abbiamo vanno rielaborati con cautela, con calma, e soprattutto va fatta un'attenta stima della velocità per poter essere un pochino più convincenti. L'HVSR effettivamente, se appunto misurata in associazione con altre indagini, può poi essere estesa al corpo del road glacier, magari scegliendo delle aree geomorfologicamente diverse del road glacier, soprattutto dal punto di vista della tessitura superficiale, che magari appunto le velocità possono essere diverse, quindi anche gli spessori possono essere diversi. Dove possiamo andare? Possiamo andare intanto con questi risultati a confrontarli con quelli ottenuti per esempio da dati fotogrammetrici, mi riferisco alla presentazione che segue di Umberto, incrementare questi punti dove si possono associare valori di resistività, georadar, HVSR, con osservazioni di sottosuolo, magari ce ne sono, io ho segnalato che sul Vail Book abbiamo questa diciamo, serie di temperatura GST, Ground Surface Temperature, si possono vedere se da lì si può estrapolare lo spessore dello strato attivo attraverso le classiche equazioni di conduzione del calore, il calcolo di diffusività termica, e quindi vedere se
anche questo approccio poi converge verso quegli spessori che vengono segnalati dalle indagini geofisiche. Grazie. Grazie a voi.